marcia con la colonna del generale Gallina, che da Dessie punta verso Addis Abeba. Non per insidia del nemico che ormai completamente sgominato non tenterà più di disturbare l'irresistibile avanzata delle nostre truppe invitte, ma per gli ostacoli opposti dalla natura dei luoghi con imponenti muraglie di monti che bisogna superare inerpicandosi lungo ripide mulattiere ed aprendosi la strada in un terreno difficilissimo. Ma nulla può arrestare i nostri fedeli ascari, che seguirebbero i loro baldi ufficiali pure all'inferno se fosse necessario per la gloria d'Italia. Verde di eucalipti ci annuncia che siamo alle porte di Entotto. Gli ascari, al ritmo festoso delle loro fantasie di guerra, fanno il loro ingresso nell'antica capitale abissina, mentre il clero copto e i notabili della città si fanno incontro al generale Gallina, che avanza in testa delle sue truppe per fare atto di sottomissione e omaggio di doni ai conquistatori, rappresentanti della grande patria italiana che promette un'era di progresso e di benessere ai suoi fedeli sudditi d'Etiopia.